A Firenze trionfa l'Escermania, ma di cosa si tratta? Vuoi fare uno di questi lavori alla Escher, lavori che sembrano difficilissimi, ma che invece se si conoscono le tecniche è facilissimo farli in pochi secondi. Ecco svelato il segreto. Basta prendere un righello, fare un quadrato di misura, io l'ho fatto 12x12, e iniziare a tracciare delle linee che partono da strette e vanno a allargarsi piano piano. Più riuscite a stare precisi con il tratto e più verrà corretta la geometria. Io, vedete, lo sto facendo a mano libera, quindi magari non andrò perfettamente precisa nella restituzione, però più siete precisi, se avete voglia potete prendere anche un righello, io lo sto semplicemente facendo a mano libera, quindi è logico la difficoltà aumenta, però vi faccio vedere come in semplici passaggi e in pochissimo tempo come si realizzi un soggetto che sembra anche molto difficile. Logicamente i quadrati si possono moltiplicare. Io ve lo faccio vedere con un semplice quadrato, ma in realtà potete anche farli con più quadrati. Ecco fatto. Ciao!